è chiaro che noi ci troviamo di fronte ad un fenomeno che non è soltanto e non può essere affrontato soltanto come una questione di ordine. Abbiamo a che fare con una violenza nichilista che testimonia di non avere alcun rispetto per il valore della vita. E questo è ancora più drammatico, ed uso volutamente una parola forte, se tutto ciò impatta con persone di giovanissima età. Appare evidente che si colpisce spesso a caso. Non c'è una ragione di carattere conseguenziale, per quanto perversa possa essere, non c'è una ragione. In qualche modo abbiamo, come dire, l'assimilazione di metodiche che sono tipiche di altre attività criminali, ma sono metodiche di carattere terroristico, cioè l'idea di colpire a caso. Se questo è lo scenario, veniamo alle questioni più concretamente di risposta. Dentro il quadro di controllo del territorio già predisposto dalle forze di polizia, in maniera immediata sarà ulteriormente aumentato l'aliquota di controllo del territorio con reparti straordinari che arriveranno a Napoli per circa 100 unità e saranno utilizzati nel controllo del territorio con un programma che noi abbiamo chiamato Sicurezza Giovani. Dentro appunto la finalità di intervenire nelle zone più frequentate dai giovani, dove ci possono essere momenti di passaggio, cioè trasmettere un senso di una sicurezza mirata soprattutto ai giovanissimi. Noi non possiamo consentire a nessuna baby gang di far cambiare le abitudini alla stragrande maggioranza dei giovani di questa città. Secondo, noi presenteremo un progetto in tempi rapidi, anche qui con il PON sicurezza, per una messa in campo di educatori di strada, cioè educatori che vadano nei quartieri più impegnativi, cerchino di agganciare e di costruire un rapporto positivo con questi giovani, offrire una prospettiva. Abbiamo deciso di comune accordo di procedere in tempi rapidissimi ad un protocollo per quanto riguarda le questioni relative alla patria potestà nei confronti di genitori che sono coinvolti in organizzazioni di stampo camorristico e mafioso. Qualora le depositerie dovessero essere, diciamo, tra virgolette, esaurite, ne troveremo altre. Non ci sono problemi da questo punto di vista. Tolleranza zero.